Dovete allargare un po' il curriculum. Allora, io innanzitutto faccio la perché penso che oggi la giornata sancisce un inizio, ma in realtà preferito parlare un poco per ultimo perché mi piace molto ascoltare, avendo anche la prima, essendo la prima esperienza, diciamo, come consigliere, ho cercato di capire un poco l'andazzo. È chiaro che una parola che ho sentito spesso è quella del sacrificio. Sembra quasi che sia iniziata l'amministrazione con il concetto del sacrificio. Essendo un consigliere di opposizione, io penso che i sacrifici fino ad oggi l'hanno fatto probabilmente i cittadini. Quindi ci dovremmo concentrare, la maggioranza e l'opposizione, proprio ad auspicare che sia, io amo definirla, un'amministrazione delle risposte, anche scomode e popolari, quindi un'amministrazione della verità su determinate tematiche che andremo ad affrontare. Ebbene, se questo accade, Azione, parlo ovviamente a nome del partito, Azione non considererà un'opposizione contro. È già il termine di opposizione, almeno personalmente è un termine che a me non piace, io preferisco più il termine proposizione. E quindi Azione, se vede determinati atteggiamenti, determinate risoluzioni di problematiche, sarà probabilmente un'opposizione per. Quindi, diciamo, visto, vorrei essere un intervento breve anche di serie temperature, visto il fatto che già in diversi abbiamo fatto un piccolo saluto e tutto, quindi concludo dicendo che questa data ancora una volta all'alta percentuale di astensionismo che si è avuto anche in questa tornata elettorale, al di là della percentuale elevatissima con cui questa maggioranza ha vinto, io penso che arriva il momento di non qualsiasi proposta andremo a fare, qualsiasi confronto ci sarà, qualsiasi piano programmatico si andrà a sviluppare, che non vorrei sentire più che si dica lo si sta facendo, magari singolarmente per loro dire lo si sta facendo per i nostri elettori. Io penso che dovremmo dire che lo si sta facendo ormai per i nostri cittadini, non più per i nostri elettori. Quindi un buon augurio e una buona amministrazione a tutti. Grazie consigliere Di Sereni, chiesto di intervenire consigliere.